Buonasera e benvenuti al consueto appuntamento con Eccellenze Italiane. Oggi approfondiremo cosa è l'osteopatia e lo faremo insieme al dottor Fabrizio Grinzato, ancora una volta in collegamento con noi da Alessandria. Buonasera, dottore, ben trovato. Buonasera, buonasera a tutti voi e grazie di avermi invitato a voi qui. Grazie a lei, dottore, per essere qui. Quindi, l'osteopatia, che cos'è? L'osteopatia è la cosa importante da dire che è una disciplina terapeutica, è una disciplina in quanto di terapia manuale e che vede appunto il problema dove c'è una diagnosi e per il trattamento della persona. Ovviamente si va a lavorare sulla salute della persona, ma anche sulla prevenzione della problematica della persona. E si vanno a cercare le disfunzioni somatiche, e quindi chiamate anche lesioni osteopatiche, dove appunto si va a mettere in gioco la persona e trovare talmente la possibilità di poterla mettere nella giusta binario, così chiamato appunto o autoregolazione o autoguarigione, in quanto l'osteopatia abbiamo visto che è composta da mente, corpo e spirito, quindi siamo tutto un'unica cosa. Dottor Grinzato, quindi come agisce l'osteopatia? Allora, come agisce l'osteopatia? Agisce sicuramente su le problematiche che ci sono delle persone, perché tutti massimo evocano quel tipo di dolore, ma il dolore a volte non è localizzato in quella posizione, ma può essere lontana dalla probabilità di quel problema. Quindi, non so, una persona viene con il mal di spalla, ma non è dovuto massimo al mal di spalla, ma può essere dovuto a una zona viscerale che ha dei blocchi o sia articolari o elementi tessutali, e quindi si va a cercare la problematica. Praticamente l'osteopata non va nel punto, nel luogo in cui il paziente avverte il dolore, ma praticamente guarda il paziente a 360 gradi. Chi è che può Bravissimo. sottoporsi ad un trattamento osteopatico? Allora, sul trattamento osteopatico si possono appunto avvicinare tutto dal lattante al neonato fino ad arrivare alle persone anziane e ovviamente legato anche agli sportivi, persone in pre-gravidanza, in post-gravidanza, tutto questo per creare un equilibrio tra corpo e tutte le problematiche che possono venire fuori, quindi andare a vedere se c'è un problema, non so, di reflusso per un bambino. Per esempio, si va a dire che ci sono dei visceri che sono abbastanza messi in tensione, quindi si vanno piano piano a stimolare in modo che il bambino appunto non ha più questi piccoli problemi. Quindi togliere non tanto il sintomo, ma il problema. Quindi togliere il problema e non il sintomo. Quindi, dottore, cosa cura l'osteopatia? Quali sono i benefici e quando è il caso di rivolgersi ad un osteopata? Ok, benissimo. Ovviamente tutto quello che viene effettuato sulla manipolazione del paziente sono appunto tecniche non invasive, sono tecniche ovviamente delicate e si va a lavorare sia sul sistema muscolo-scheletrico, che è la parte più importante perché si lavora sulla lombalgia, sciatagia, non so, problematiche dovute a dolore all'anca, che ne so, a tutte quelle piccole cose e colpo di frusta che lavora sul punto muscolo-scheletrico. Poi si può andare a lavorare tranquillamente sulla parte neurologica, quindi sulla parte di vertigini, acufeni, emicranie, non so, ernia a disco e tutto quello che risulta anche, non so, le sciatagie. Andiamo sulla parte neurovegetativa, quindi tutta la parte del reflusso, dell'ansia, dello stress, o tutta la parte, non so, di bruciore di stomaco, su anche, non so, il colon irritabile ed ernie varie. Dopodiché anche quello stomatomaniatico, che è quello dovuto a disturbi dell'ATM o delle malocclusioni. Dottore, ma ci possiamo rivolgere all'osteopata anche nel momento in cui stiamo bene, non avvertiamo nessun dolore? Ovviamente la cosa appunto che fa l'osteopata è quella di mettersi in equilibrio con il corpo, visto che noi non abbiamo degli apparati separati, ma siamo una cosa unica, quindi ovviamente se c'è un problema da una parte, perché sicuramente è evocato dall'altra parte. E quindi è una prevenzione sicuramente che deve fare la persona, oltre che quando viene, quando ha il dolore così chiamato acuto, ovviamente anche quelli cronici. Dottore, lei già ci ha anticipato che il trattamento osteopatico non è un trattamento invasivo. Come si svolge nello specifico un trattamento osteopatico? E poi, dottore, un'altra cosa, è un trattamento doloroso?
Allora, trattamento doloroso no, e ovviamente dipende anche, a volte ci sono delle tecniche chiamate strutturali che sono quelle un po' più invasive perché si deve andare a liberare la parte appunto dell'articolazione, dove c'è questa parte di aria che si forma chiamata appunto gravitazione e quindi si va a liberare questa parte in modo che le articolazioni incominciano di nuovo a prendere la loro armonia e quindi non sentire più il dolore. Quindi, dottore, nel momento in cui io ho un dolore, mi rivolgo all'osteopata e faccio un trattamento, il beneficio, anche se piccolo, magari piano piano, lo si avverte immediatamente? E allora, lì dipende sempre da persona a persona, dal tipo di età della persona, e c'è subito il beneficio immediato o ci sono quelle persone che si vede piano piano il beneficio perché dipende anche il tipo di trattamento, se è stato un trattamento molto più delicato perché la persona più anziana quindi ha bisogno di un trattamento molto più lento, su una persona più sportiva o una persona giovanissima ovviamente può essere mirato con appunto un lavoro appunto di thrust dove si va a liberare questa parte, potrebbe essere leggermente un po' doloroso sul momento, massimo ancora il giorno dopo, ma poi piano piano va a scemare il problema. Dottore, per dare un'informazione completa ai nostri telespettatori ci manca solo di sapere come, cioè il trattamento osteopatico, come viene svolto proprio nello specifico dal punto di vista pratico, quali sono gli strumenti che utilizza l'osteopata, come si svolge un trattamento? Allora, il trattamento viene svolto solamente con queste cose chiamate mani, quindi il trattamento appunto manipolativo, e dove appunto noi andiamo a sentire appunto con la percezione delle mani dove c'è la problematica, le resilienze, le restrizioni, e pian piano si vanno a liberare. E come avviene? Avviene appunto con la conoscenza del paziente, quindi con un'anamnesi, quando la persona entra, e la raccolta di dati che si lascia al paziente, quindi se ha avuto dei traumi recenti o anche quelli pregressi. Ovviamente si va a lavorare su tutta la parte appunto se ha degli hobby, gli sport che fa per capire se è una persona sedentaria, se è una persona che fa proprio sport estremi, cioè capire appunto da che cosa è evocato il dolore o da che cosa ha portato la persona appunto ad avere questa problematica. Una volta quindi, fatto dottore, questo... Mi scusi se la interrompo, poi naturalmente la lascerò continuare. Quindi praticamente possiamo definirlo un trattamento personalizzato perché cambia a seconda delle patologie, a seconda del paziente che lei avrà davanti. Ovviamente sì, ogni paziente ha il suo tipo di iter diagnostico, quindi si va a lavorare sulla problematica di ogni paziente, ognuno è suo, quindi non esistono una routine di trattamenti, ma è dedicato a ognuno, a ogni persona. Ecco dottore, io l'avevo interrotta prima, lei stava continuando un discorso che mi interessava molto, prego. Sì, ovviamente una volta che c'è questa parte dell'anamnesi si va avanti con questa raccolta di dati, ovviamente avendo adesso in mano dei referti si è più mirati sul problema, ovviamente se una persona viene che mi dà maggiori dettagli, ovviamente è più curata e più anche diretta la problematica e si va appunto a lavorare su quello che il cliente chiede ovviamente. Ovviamente poi vengono sempre fuori mille altre cose perché giustamente vediamo che il corpo è un insieme di sistemi, un insieme di apparati che quindi una cosa lega l'altra, non è come sui libri che si studiano gli apparati in modo singolo, ma siamo una unità di corpo, non per niente la struttura governa la funzione, quel grande stile appunto che ci ha insegnato appunto la storia dell'osteopatia. Benissimo dottor Grinzato, io la ringrazio sempre per la sua presenza qui ad Eccellenze Italiane, è un grande piacere, a presto. Grazie a voi e buona serata. E ringrazio tutti i nostri telespettatori per l'attenzione e vi ricordo che potete vedere le repliche delle nostre puntate sul portale medicina365.it. Vi do appuntamento alla prossima puntata e vi auguro un buon proseguimento di serata.